questo è posto. Facciamo un'esclusiva. Pare sia finto. Allora, io prima di tutto voglio ringraziare veramente sia il dottor Napoletano che l'assessore, perché è come ora l'assessore Valeriani ha detto, e cioè quello che oggi noi annunciamo nasce dentro la riflessione sulle periferie della città, sulla necessità di non tagliare fuori nessuno e di combattere, non a chiacchiere o con pacche sulle spalle, per l'uguaglianza di diritti, in questo caso di accesso alla rete. Si parla molto in queste ore di lezioni a distanza, di smart working, e molto spesso con demagogia si dice tutti possono accedere. Non è vero, la Regione Lazio ha preso di petto questo grande tema e inizia con oggi, ringrazio Open Fiber e ovviamente con tutto il cuore il Presidente Ciaccheri, che conferma essere una delle grandi risorse che ha questa città per combattere e migliorare la città, oggi inizia un progetto storico e di rinascita per Roma e per le sue periferie. Perché, non so se è chiaro, ma siamo in una fase, permettetemi il paragone, come quando si passò dalle candele all'energia elettrica nei quartieri. E cioè si porta nella città, e noi diciamo soprattutto nelle periferie di Roma, la modernità e l'innovazione per moltiplicare fino a quanto non sapremo la possibilità di sviluppo, di uguaglianza di fronte ai diritti e di qualità dei servizi per tutti. Si parla tanto di sanità territoriale, di telemedicina, di televisita, sono tutti bellissimi progetti, ma sono credibili solo se la rete arriva alle persone. E noi partiamo dalle periferie, con questi 35 quartieri coinvolti. Oggi Garbatella è il primo esempio, ma come è stato detto, 35 quartieri coinvolti, 15.000 appartamenti, con un progetto di sviluppo che parte, e ripeto, cambierà nel profondo la qualità della vita in questa nostra metropoli. Ovviamente non ci fermeremo a Roma. Il progetto riguarderà tutta la regione Lazio, tutto il patrimonio pubblico ATER, e ripeto, ringrazio anche qui l'ATER, ci tengo a dire che siamo impegnati non solo per portare la banda larga, ma per attivare il più grande numero possibile di appartamenti ricorrendo all'eco bonus e al Silva bonus, per cui noi avremo nei prossimi anni il più importante rinnovamento del patrimonio pubblico di case popolari della storia del dopoguerra in questa città, perché recuperiamo tutto il patrimonio ma non rifacendole basta, con la banda larga, con la fibra, proiettando nel futuro proprio i quartieri popolari. Questo è il modo di aiutare Roma, che permettetemi di dirlo, è anche il modo per fare le cose a Roma senza aspettare la scusa che non ci sono i poteri. È vero che ci vorrebbero più poteri, ma è falso che bisogna sempre rimandare il momento nel quale si cambiano le cose. No, si fa con i poteri che esistono, si fa con un'eccellente amministrazione dell'ATER, con una collaborazione interistituzionale. Stiamo dando vita al più grande processo di modernizzazione delle periferie di Roma. Ovviamente è stato detto anche questo, tutto fa parte di un grande progetto di investimento sulle periferie, sul patrimonio ATER di 11 milioni di euro che fanno parte del programma straordinario di modernizzazione delle strutture ATER, delle case sul patrimonio, così come sta andando avanti. Io lo cito sempre perché il Corviale per decenni è stato citato come problema. Adesso che è un esempio nazionale
di rifacimento urbano, tutti si sono scordati che stiamo rifacendo il famoso Miglio Verde, portando fuori le famiglie, rifacendo gli appartamenti e riportando dentro gli appartamenti. Anche questa operazione è figlia di una grande strategia di recupero delle periferie. C'è il piano triennale per 700 nuovi alloggi ATER e tutta una serie di grandi iniziative che vanno verso, ripeto, non promesse ma fatti che si stanno facendo in questi mesi e sono in atto nelle prossime settimane, come lo sblocco dei piani di zona con un investimento di 56 milioni di euro che sbloccano 9 piani di zona in 5 municipi. Quindi oggi purtroppo facciamo questa conferenza stampa, io ho evitato il sopralluogo proprio in ottemperanza al DPCM che limita o vieta iniziative pubbliche, ma ci tenevamo a farlo perché è un fatto simbolico. Si parla tanto di cosa da fare per il Covid e dei ritardi, noi non siamo in ritardo, immaginando una vita digitale non vogliamo vedere fuori nessuno e la rete non può avere discriminazioni di censo e né può avere discriminazioni geografiche e quindi è giusto che lo Stato, in questo caso la Regione, porti la banda larga nelle case di tutte e di tutti a prescindere, ripeto, da dove vivono e da quanto guadagnano. Quindi veramente a me dispiace che siamo in queste condizioni di un aumento della curva, però in qualche modo è simbolico ed è un fatto di speranza dimostrare che oltre alla sanità ci stiamo attrezzando affinché determinati servizi diventino davvero a disposizione di tutti. Grazie a Open Fiber, grazie all'ATER, grazie alla squadra della Regione che ancora una volta è vicina a Roma per migliorarne la qualità della vita delle persone. Noi avevamo, ora vedremo se mantenerle, nelle prossimi giorni due grandi nuove iniziative nelle periferie, la riapertura con l'intervento regionale di quello che era a Centocelle la pecora elettrica, perché oltre ad aver sostenuto la riapertura di un locale non permetteremo mai a nessuno, né tantomeno alla malavita, di togliere la cultura dalle periferie di Roma. E poi la piazza, non so se ci andiamo, assessore, alla piazza nuova venerdì, verificheremo dei gerani, la piazza dei gerani totalmente rifatta. Se non faremo l'iniziativa fisicamente, la faremo anche questa in forma digitale per dimostrare che bisogna seguire le regole di sicurezza, ma non bisogna fermarsi, bisogna continuare a vivere e ad andare avanti. Ed oggi, ripeto, reputo questa una giornata storica e di rinascita di una parte di Roma che amiamo molto, cioè le periferie, nelle quali bisogna portare qualità di servizi, vita, cultura, sport e il digitale è indispensabile portarlo. Grazie. Allora io non faccio per causa Covid a margine, quindi quando mi alzo me ne vado. Quindi le domande si fanno da seduti, fatele qui, non vi vergognate, tanto a quelle troppo imbarazzanti non rispondo. Quindi abbiamo detto, leggermente fuori tema, però insomma le volevo chiedere. Ma va. Guardi, come io ho sempre detto, in ogni città il centro-sinistra si sta organizzando per vincere le elezioni. Non ci credeva nessuno alle altre amministrative, abbiamo dimostrato che si può fare. Anche a Roma c'è una bellissima comunità di un centro-sinistra che si sta riorganizzando, fatto di partiti, fatto di esperienze amministrative, come i sindaci che hanno vinto, perché poi per vincere servono i voti e quindi c'è un patrimonio di forze, di donne, di uomini che ha vinto le elezioni a Roma, di associazioni culturali,
che sta discutendo, primo, se ho capito bene, di un manifesto che definisca il centro-sinistra romano, i suoi obiettivi, e poi gli strumenti per selezionare, facendolo decidere ai romani, questo percorso di chi sarà il candidato sindaco. Io credo che la partecipazione popolare, la valorizzazione della città e delle persone, donne e uomini, che hanno tenuto botta in questi anni a Roma, sia un immenso patrimonio per vincere le elezioni, perché questo è l'obiettivo di tutti. Ho sempre detto che se questo percorso è aperto a tutti coloro che vogliono partecipare, e quindi anche a lui. PCM nuovo del governo, molti anche dello squadra del partito dicono che è troppo debole, sono troppo deboli le misure, la sua valutazione su questo e in particolare su quella norma che dava il potere, almeno in un primo tempo, ai sindaci di chiudere alcune aree. Ora il capogruppo della Camera dei Deputati del Rio dice decidano i prefetti, e questa è la posizione del partito. No, ho visto proprio in queste ore come voi che c'è un chiarimento da parte, credo, del sottosegretario Variati. Le preoccupazioni dei sindaci erano fondate, ovviamente per decidere la chiusura di quartieri non basta la decisione di un sindaco, ma ci vuole il coinvolgimento anche dei prefetti, e quindi penso, comunque auspico, che nella versione finale ci sia chiarezza affinché queste scelte vengano fatte con il coinvolgimento sicuro delle prefetture, oltre che dei sindaci, e anche, aggiungo, mi permetto di aggiungere, delle ASL che possono dare un contributo. Quindi mi sembra che la notte ha portato consiglio e si sta andando verso una soluzione più chiara da questo punto di vista, e questo è un buon motivo. Noi come Regione Lazio innanzitutto ora siamo impegnati a far osservare indicazioni del DPCM. Oggi scriverò, appena finito, a tutti gli uffici pubblici della nostra regione affinché subito adottino le indicazioni del DPCM sullo smart working, così come sentiremo i rettori delle università e i presidi affinché insieme si adottino le misure indicate. Noi dobbiamo e di molto abbassare i volumi di circolazione degli individui nella città e delle città, questa è la sostanza. Ovviamente seguendo tutte le quattro regole, ma mi sembra che a parte qualche pazzo furioso i cittadini abbiano capito: mascherine, distanza di sicurezza, igiene delle mani ed evitare assembramenti. Noi per almeno un mese dobbiamo alzare il livello di guardia per abbassare la curva. È vero, il Lazio è la regione italiana che fa più tamponi di tutta Italia oramai, arriviamo quasi a 30.000 al giorno, ed è vero che c'è un rapporto tra l'aumento dei positivi e i tamponi, però è anche vero che si ricoverano ogni giorno 70-80 persone, e quindi il numero reale degli individui che richiedono cure è incredibilmente aumentato, e quindi noi dobbiamo far scendere la curva, e la curva la si può far scendere secondo me se abbassiamo il numero degli individui che circola, si evitano assembramenti, la mascherina la portiamo tutti, stiamo attenti in famiglia, evitiamo di avere la mascherina poi quando incontriamo gli amici la abbassiamo e cominciamo a parlare con un amico. Quindi dobbiamo capire che non c'è regola che ci salva, c'è bisogno di far seguire alle regole la responsabilità individuale. Ci sono stati dei casi antipatici, come quello, per fortuna isolati, quello del bar che pensano di fare i furbi perché nell'atto di PCM c'era scritto solo l'orario di chiusura e non di riapertura, e stavano chiusi un quarto d'ora. Bravi, bella cavolata avete fatto, ma pensano di fare i furbi e di danneggiare, danneggiamo tutti. Quindi serve regole e senso di responsabilità. Io ringrazio i cittadini del Lazio perché ad esempio sulle mascherine
io giro molto, ho visto che c'è un'assunzione di responsabilità, che non vuol dire negare la vita, vuol dire tornare a vivere il prima possibile. È l'esatto opposto di quello che si dice. Mi scusi Presidente, lascia colleghi, ma questo DPCM abbassa sufficientemente i livelli di traffico, di persone in circolazione da lei, perché le misure... Le condizioni ci sono, bisogna attuarle, bisogna attuarle. Ora bisogna farlo, questo io penso che portare lo smart working al 70% è un fatto importante, soprattutto nella nostra regione. Riverificare la formula senza danneggiare la formazione. Io scriverò anche alle aziende private ovviamente, non solo quelle pubbliche. Ci sono degli elementi che lo fanno. Poi sta a tutti noi, è inutile che tiriamo intorno al problema, avere degli atteggiamenti responsabili. Io oggi dovevo fare il sopralluogo al cantiere, questo avrebbe voluto dire spostarci tutti, non l'ho fatto, non è che c'è una regola che mi impedisce di farlo, è un atto di responsabilità. Io ho cancellato molti appuntamenti, come quello probabilmente a Piazza dei Gerani, che si potrebbe pure fare, però genererebbe uno spostamento di persone. Io la preghiera che faccio a tutte e a tutti per i prossimi 20 giorni, un mese, bisogna diradare i contatti tra le persone. Questo è la sostanza del DPCM. Presidente, ieri sul MES invece è stato fatto la bocciatura da parte di Conte, le chiedo soprattutto, dopo che si è evocato questo rischio scisma, se secondo lei c'è o non c'è questo stigma, mi scusi, questo... C'è o non c'è questo rischio stigma, dato che l'aveva evocato anche il rischio per un difetto di comunicazione per un cattivo uso da parte vostra, e se ci saranno fibrillazioni nella maggioranza per questo? Guardi, io, grazie della domanda, io credo che in un momento così delicato, con il coronavirus che angoscia milioni di italiani, di imprenditori, di famiglie, bisognerebbe evitare ogni occasione per creare polemiche politiche. Anzi, mi permetto di dire, bisognerebbe scommettere sulla solidarietà delle forze politiche di maggioranza, sul sostegno leale che stanno dando al governo, sull'impegno delle forze parlamentari. Io credo che questo clima che stiamo tentando di costruire sia un grandissimo valore aggiunto, perché è la solidarietà delle forze di governo che può entrare in sintonia con la voglia degli italiani di vivere in piena sicurezza. Quindi ogni atto che invece produce polemiche, a mio giudizio, è un errore. E un tema così importante come il MES per la maggioranza, io credo che andava affrontato e va affrontato, per quanto ci riguarda, insieme, nelle sedi opportune, che sono la discussione parlamentare, la discussione politica tra governo e maggioranza, e non certo in una battuta in una conferenza stampa, perché questo, ripeto, porta con sé inevitabilmente uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà che abbiamo tutti di dare agli italiani dei punti fermi e di riferimento. Non mi faccia dire altro. Soltanto perché io questo rischio stigma lo vedo dalla soluzione massima. Questo io francamente non ho gli elementi per dirlo. Certo, c'è il virus, speriamo non ci sia pure lo stigma. Perché... No. Bene, grazie. Grazie.